Che ripeto possono essere utili per tutte, per tutti. Allora, intanto diciamo che ovviamente Silvio Berlusconi una delle caratteristiche, diciamo, del suo stile è sicuramente la sua abilità comunicativa, fondamentalmente. Quindi è una persona che aveva carisma e capacità di persuasione. Una delle abilità, delle capacità più evidenti di Berlusconi era comunque il suo carisma e la sua capacità di persuasione. Era comunque noto e comunque traspariva a chiunque lo vedesse interagire in televisione o da altre parti, nel bene e nel male, era il suo fascino personale e il suo atteggiamento carismatico, che comunque gli permetteva, ripeto, nel bene o nel male, di catturare l'attenzione delle persone. Utilizzava il suo carisma, questa capacità comunicativa per connettersi direttamente col suo pubblico, creando comunque un senso di fiducia e un senso di affinità. In alcune persone sicuramente avrà creato anche un senso di repulsione, perché ovviamente nessuno può piacere a tutti, però in tante persone, salutiamo anche Mauro, riusciva a creare comunque questo senso di diciamo di connessione. Una delle caratteristiche è anche quindi il suo stile retorico, insomma, che è un'altra cosa fondamentale. La sua capacità di persuadere le masse, diciamo così, era evidente, diciamo, nelle sue performance mediatiche e nei suoi discorsi pubblici. Ecco, una caratteristica è che utilizzava un linguaggio semplice e coinvolgente per raggiungere il pubblico. Sapeva come utilizzare il potere delle parole per comunicare efficacemente. Era in grado, tra l'altro, di adattare il suo linguaggio al pubblico di riferimento. Utilizzava, a differenza di molti altri politici, un registro informale e colloquiale. La sua maestria, perché era veramente bravo nella retorica, gli permetteva di creare un impatto comunque fortemente emotivo, quindi suscitava le emozioni, utilizzava figure retoriche, metafore, iperboli per enfatizzare comunque i suoi punti di vista e comunque influenzare, l'opinione del pubblico. Ovviamente tutto questo era amplificato dal mezzo di comunicazione. Perché questo è evidente, no? Berlusconi era proprietario di un impero mediatico che includeva reti nazionali, giornali, quindi ovviamente sfruttando i mezzi di comunicazione il messaggio risultava, cioè raggiungeva un percorso più vasto di persone. Sicuramente si faceva anche aiutare dagli intellettuali, ma quello che voglio analizzare oggi è proprio la sua comunicazione, non la comunicazione di altre persone. Quindi salutiamo anche Alma, Kila, Sara e Rosy, mi sembra che non ci sia niente, nessun altro, Warmall, e Alessia. Il canale Come farli innamorare? No, il canale Come farli innamorare è sempre presente, non è stato cancellato, valla a cercare, c'è. Lo troverai nei 10 canali comunicativi, c'è anche il canale Come farli innamorare. Allora, quindi, un'altra capacità che accennavo di Silvio Berlusconi è la capacità di adattamento al contesto, no? Era la sua capacità di adattarsi al contesto in cui si trovava, perché modulava sia il tono di voce, sia il contenuto del messaggio a seconda delle situazioni degli interlocutori. Sicuramente negli incontri, magari politici, poteva essere accattivante, affabile, ma in alcuni casi, ad esempio, quando si scontrava con degli avversari, era molto assertivo e deciso. Quindi aveva questa doppia comunicazione, no? La comunicazione col suo popolo, tra virgolette, dove era accattivante, raccontava un sacco di storielle che adesso poi andremo a vedere, ma quando si confrontava con avversari politici o giornalisti critici, no? Aveva comunque una capacità decisionale e di assertività molto molto marcata, quindi aveva una grande capacità di adattarsi al contesto e questo gli ha permesso, diciamo, di gestire le dinamiche comunicative in modo comunque strategico.
E queste abilità comunicative, secondo me, hanno contribuito alla sua longevità politica e alla sua influenza sulla scena politica italiana. Il carisma e la capacità di persuasione gli hanno permesso di conquistare l'attenzione del pubblico, mentre anche l'uso abile del linguaggio e della retorica ha contribuito a creare un impatto emotivo significativo sulle persone. Tra l'altro è stato abilissimo nell'utilizzare delle storielle, no? È stato abilissimo nell'utilizzare delle storielle che sono, diciamo, che sono, come possiamo dire, degli slogan, no? Infatti gli slogan di Berlusconi sono diventati famosi, anche nel bene e nel male, anche qualcuno che lo prendeva in giro, ma diciamo anche il nome del partito, no? Forza Italia, diciamo che cioè, la scelta di questo nome, io non so se è frutto di un suo pensiero o se è frutto di un qualcosa che diciamo abbinava la sua passione calcistica, ma la scelta del nome Forza Italia ha un impatto comunicativo micidiale, perché Forza Italia l'hanno gridato tutti gli italiani, no, l'hanno gridato tutti gli italiani che diciamo che seguono il calcio, no? E che sono tifosi della nazionale, no? Quindi associare il nome di un partito ha uno slogan che tutti hanno gridato comunque, e poi dopo l'hanno copiato un po' tutti, eh? Dopo Forza Italia l'hanno copiato un po' tutti, Fratelli d'Italia, che ne so, tutti ci hanno messo qualcosa con Italia, ma lui è stato il primo comunque, quindi ripeto, non so come è nato questo nome, se l'hanno fatto, se l'ha pensato lui, se l'ha pensato qualcun altro, ma sicuramente è un nome che ha un impatto molto molto potente, no? Ovviamente. È uno slogan di fatto, ha catturato sicuramente, cioè il nome Forza Italia ha catturato di fatto l'attenzione del pubblico italiano, perché ha suscitato un senso di patriottismo, di appartenenza nazionale, di riscatto anche nazionale con l'Italia, perché l'Italia, diciamo che è, come dire, nolente o nolente, nolente o volente, diciamo, si riscattava per il calcio, no? Di fatto abbiamo battuto la Germania ai mondiali, abbiamo battuto, no, il Brasile nell'82, insomma, la Germania. Quindi il fatto l'82 era abbastanza vicino, no? Perché quando è nato Forza Italia erano una decina d'anni dopo, fondamentalmente. Quindi il nome Forza Italia sicuramente è stata una genialata come scelta, diciamo. Ma un altro slogan di impatto utilizzato è stato quando diceva liberi di scegliere, no? Cioè questo slogan, liberi di scegliere, che utilizzava molto spesso, ha sottolineato, diciamo, la sua promessa di dare maggiore opportunità alle persone e maggiori possibilità di scelte anche economiche. Ha enfatizzato sicuramente il concetto di autodeterminazione individuale, il diritto di scegliere il proprio percorso di vita. Quindi è uno slogan legato alla libertà, fondamentalmente. Ha colpito le corde emotive del pubblico italiano, degli italiani, promuovendo l'idea, diciamo, comunque di qualcuno che rispetta sicuramente le cose, ma anche la banca Mediolanum costruita intorno a te. Sono tutti slogan dove antropocentrici, diciamo, dove l'uomo è molto è al centro della persona, ovviamente. Ma poi, diciamo, anche diciamo, le espressioni, no, di abbassare le tasse, fondamentalmente, no? Altro cavallo di battaglia, abbassare le tasse e basta burocrazia. Sono anche diciamo, tutte cose che cavalcavano o che cavalcano ancora i desideri degli italiani, no? Perché ovviamente siamo tutti d'accordo che qua di tasse ne paghiamo troppe. E siamo tutti d'accordo anche sul fatto che
la burocrazia in Italia è troppa, quindi sono delle cose in cui non c'è nessuno che può essere in disaccordo e credo che questa sia stata anche una grande abilità, no, quella di Berlusconi, di cercare degli argomenti che comunque mettessero d'accordo un po' tutti, perché trovatemi una persona che non sia d'accordo sul fatto che in Italia si pagano poche tasse, ma, non, ma è vero che si pagano troppe tasse in Italia, basta confrontarci con gli altri paesi, ovviamente, no? Basta confrontarsi con gli altri paesi. Quindi salutiamo anche Marco e Piera. Quindi sono, diciamo, l'utilizzo dello slogan è una o basta burocrazia, no? Quindi il sistema dello slogan è un sistema che ha un forte impatto emotivo sul pubblico, fondamentalmente. Altra capacità comunicativa, come diceva qualcuno, adesso io la generosità non lo so perché io ripeto, non conosco la generosità, però un'altra capacità comunicativa è stata quella di comunque di creare una connessione emotiva con il suo pubblico, perché Silvio Berlusconi ha saputo stabilire, di fatto, che ci piaccia o no, una forte connessione emotiva con il pubblico italiano. Ha colto comunque l'importanza di parlare ai desideri profondi delle persone, no? Quindi questo credo che sia un'abilità che molti politici di fatto non hanno fondamentalmente. Molti politici non hanno questa abilità. Non hanno avuto questa abilità di parlare ai desideri profondi delle persone. Ad esempio, come dire, la sicurezza economica, il successo individuale e l'orgoglio nazionale, no? Cioè, apparendo come, sia da un lato come una persona di successo, ma anche una persona molto simile alle altre persone, perché poi alla fine, diciamo, parlava di figa anche, le battute erano battute scherzose che però facevano magari anche gli italiani al bar fondamentalmente, no? Quindi utilizzava un linguaggio che molti politici invece non usavano, no? Usando un linguaggio più distaccato che non li faceva diciamo sentire vicini, non li faceva sentire connessi non li faceva sentire connessi alle persone. Ma io adesso qua non voglio parlare assolutamente di questioni politiche o non politiche, di quello che ha fatto o non ha fatto, non è questo il tema della live, l'ho detto all'inizio, il tema della live è semplicemente la comunicazione, perché non voglio esprimere assolutamente un giudizio su cose fatte o non fatte, non è una live politica in nessun motivo, per nessun motivo. È semplicemente una live sulla comunicazione, punto, solo sulla comunicazione. Quindi il fatto però anche di parlare, diciamo, al popolo, perché poi chi ti vota è il popolo, cioè se tu parli agli intellettuali prendi 4 voti, no? Perché la vera abilità è quella di parlare a un pubblico vasto. Perché, ma questo vale anche nella comunicazione su YouTube, lo vedo anch'io quando faccio i video su YouTube, se faccio dei video dove magari ogni tanto parlo, che ne so, di esoterismo, di non dico cose strane, ma cose di nicchia, diciamo, attirano meno. Quindi parlare agli intellettuali va bene, Berlusconi sicuramente era in grado di parlare agli intellettuali, ma era in grado di parlare anche alla signora Maria, era in grado di parlare anche al catramista, diciamo, no? Ma anche con l'esempio, perché comunque lui si presentava come un uomo a cui piacevano le donne, era circondato da figa, era circondato da qua, là, ma io lo sto parlando in modo, come dire, focalizzato sulla comunicazione, no? E questo è sicuramente una cosa molto importante, no? Perché mandi dei segnali a tutte le persone che tutti si possono identificare in te, fondamentalmente. Diciamo che è saper creare un senso di identità e appartenenza, facendo comunque leva sulle emozioni delle persone, poi per ottenere il consenso, però anche diciamo un obiettivo degli italiani, di tutti, è stato quello di raggiungere una maggiore
prosperità economica, no? E Silvio Berlusconi ha saputo sfruttare questo desiderio, tra virgolette, perché lui si è comunque presentato come, ed era sicuramente un imprenditore di successo, e quindi ha proposto, diciamo, semplificazioni burocratiche, tagli fiscali, insomma, tutta una comunicazione che, diciamo, faceva leva sulle persone che volevano migliorare la propria situazione finanziaria. Un altro desiderio che secondo me Berlusconi ha saputo intercettare è stato l'orgoglio nazionale, cioè il desiderio di riaffermare la grandezza e l'influenza dell'Italia nel contesto internazionale. Cioè, ha fatto comunque diversi discorsi patriottici, enfatizzando ad esempio, ma una cosa reale, anche il patrimonio culturale e storico del paese, no? Quindi ha promosso di fatto l'idea di un'Italia forte, abbinata anche al calcio, Forza Italia, un'idea di un'Italia forte e rispettata nel mondo. E questo ha attratto persone che comunque desideravano vedere il proprio paese in una posizione di leadership e di successo globale. E il fatto che comunque è riuscito a portare, diciamo, che è riuscito a portare, diciamo, a ricevere così tanti voti, è fondamentale, no? È fondamentale questo, perché comunque i voti li ha presi, questo dobbiamo dargliene atto. E io non voglio appunto assolutamente fare un discorso politico, ma voglio semplicemente dire che il suo modo di comunicare è stato vincente e quindi tutto quello che è vincente è perché funziona e quindi è un'abilità che aveva e gli va riconosciuta questa capacità comunicativa e non voglio assolutamente esprimermi sulle cose fatte o non fatte anche perché non sono sicuramente una persona in grado di, non mi sono interessato di politica e non mi interessa. Silvio Berlusconi è stato anche in grado di utilizzare una comunicazione empatica. Empatia e vicinanza e motivazione ha creato un senso di empatia e di vicinanza con il pubblico, cioè con il suo pubblico, ha mostrato di comprendere comunque le preoccupazioni. Perché io credo, ma assistendo anche un po' a tutte le dichiarazioni fatte anche da oppositori politici, eccetera, tutti hanno comunque confermato la sua capacità di empatia. Cioè, ha mostrato comunque di comprendere le preoccupazioni, le speranze, le aspirazioni degli italiani e ha utilizzato anche un linguaggio e un tono di voce accessibile e vicino alla gente comune, perché Berlusconi ha attratto soprattutto la gente comune. E questo ha contribuito sicuramente a creare un legame forte, emotivo, tra Berlusconi e il pubblico, il suo pubblico, e la gente comune che si è sentita compresa. È anche rappresentata da Berlusconi. Questo è fondamentale per un politico, perché un politico se si presenta come se fosse un extraterrestre, non attira comunque le persone, non attira assolutamente le persone. Beh, anche Hitler ha preso i voti, ma Hitler ha usato una comunicazione completamente diversa, il contesto era diverso e la fine che ha fatto Hitler era completamente diversa, quindi non è che si può accostare questa cosa. Hitler ha utilizzato, come dire, ha creato un nemico fondamentalmente, no? E ha utilizzato proprio una comunicazione aggressiva, no? Cosa che ovviamente Berlusconi non si può neanche minimamente accostare, anche perché, di fatto era una persona totalmente diversa. Salutiamo anche Mailbox. Non è che possiamo fare accostamenti che non c'entrano niente. Diciamo che ha saputo motivare gli italiani. Quindi un'altra cosa fondamentale secondo me è la sua capacità motivazionale, cioè è il suo ottimismo. Ecco, lui ha motivato gli italiani dando una visione ottimistica dell'Italia, cioè ha sottolineato le potenzialità del paese. E ha cercato di favorire comunque una crescita economica, di garantire una maggior sicurezza, cioè ha saputo generare speranza e fiducia.
nelle possibilità di un progresso, diciamo, individuale, di un progresso collettivo, facendo anche appello all'orgoglio nazionale degli italiani, quindi esaltando ad esempio il patrimonio culturale, artistico, storico, invitando gli italiani a sentirsi fieri della propria identità, di dare il proprio contributo al mondo. Insomma, questi sono tutti discorsi motivazionali. La sua comunicazione è stata comunque sempre una comunicazione positiva. Quasi sempre, diciamo, no? Quasi sempre una comunicazione positiva e ispirante. Ma la loggia massonica P2, sì, ma adesso io non voglio, come dire, che senza peccato, adesso ripeto, io non voglio fare un discorso assolutamente che sia un discorso politico. Diciamo soltanto che chi è senza peccato scaglia la prima pietra. Io mi interesso di comunicazione, quindi sinceramente non voglio parlare né a pro e contro, come dire, di cose che non conosco neanche. Quello che cercavo, parlare è della sua comunicazione, della capacità comunicativa, che è comunque un qualcosa che si poteva, diciamo. Perché sapevo che poi andare a parlare, siccome mi hanno chiesto diverse persone di fare un discorso sulla comunicazione di Berlusconi, sapevo che poi si andava a finire su questioni politiche che, ripeto, non mi interessano, mi interessa la comunicazione. Poi ognuno può avere le sue idee, io anch'io le mie, che sicuramente, anzi sicuramente, non sono, sono, diciamo, le mie idee, che non sono un politico, quindi e non ho neanche, diciamo, una visione politica. Insomma, se dovessi votare un politico, voterei me stesso, diciamo, no? Dovrei scendere in politica e votare me stesso. Quindi, beh, la seduzione con l'Alario non lo so, perché non so. Credo che l'entusiasmo. Io avevo sentito a suo tempo un'intervista di Veronica Lario che aveva detto che era stata sedotta da Berlusconi dall'entusiasmo che Berlusconi aveva, perché quando aveva conosciuto Veronica Lario non era, diciamo, al top ancora, ma proprio l'intervista di Veronica Lario è stata quella, l'entusiasmo e, come dire, la capacità motivazionale di Berlusconi, quella che l'hanno affascinata. Questo è quello che ha dichiarato lei. Comunque, sicuramente lui aveva una comunicazione positiva ed ispirante, cioè ha cercato di trovare un nemico, eccetera, eccetera, però ha utilizzato di fatto una comunicazione ispirante per motivare gli italiani, cioè ha cercato di enfatizzare i successi, le realizzazioni del paese, cercando di dare un'immagine positiva dell'Italia, incoraggiando anche le persone a credere nel proprio potenziale, e ha utilizzato diverse storie ed aneddoti coinvolgenti, che fa parte un po' della comunicazione metaforica della PNL, no? Per illustrare, ad esempio, il potenziale di crescita e di successo individuale. Le storielle di Berlusconi, quindi lo storytelling di Berlusconi, è un altro, diciamo, le storielle che raccontava molto spesso, che potete trovarle anche su internet, usate spesso con tono umoristico, parlando di figa, magari, parlando di questo. Ovviamente qualcuno è stata anche qualche gaffe, ma la maggior parte sono diventate comunque una componente distintiva della sua comunicazione politica. Anche queste storielle hanno contribuito comunque a creare un legame emotivo col pubblico, proprio perché erano storielle che uno poteva raccontare al bar, no? Cioè le persone potevano raccontare quelle storie al bar, poteva sentirle al bar. I soldi hanno inciso sul successo sentimentale. Guarda, io penso questo. Penso che probabilmente nella seconda o nella terza parte della sua vita abbiano sicuramente influenzato i soldi. Però Berlusconi era di fatto un seduttore. Certo, se tu mi dici a 86 anni, 85 anni, diciamo, quando nell'ultima parte, quando ottantenne, diciamo, magari allora sicuramente
avrà sedotto con i soldi, ma nella prima parte, ad esempio, anche quando ha sedotto, ha sposato Veronica Lago, che comunque era una donna molto bella, e lui non era così, diciamo, famoso, insomma, le capacità di seduzione ce l'aveva. Certo, se tu mi dici quando ha 80 anni e riusciva ad avere storie con donne di 30, anche le ultime sue fidanzate ufficiali, diciamo, no? Trentenne, sicuramente la sua posizione, il suo prestigio, il suo denaro hanno comunque sono sicuramente stati utili, ma nella prima parte della sua vita io penso che avesse un fascino suo naturale, spontaneo. Ad esempio, quelle storielle, diciamo, divertenti, consiglio di usarla a tutti perché sono una strategia efficace per attirare l'attenzione del pubblico e anche mantenere vivo l'interesse di una persona, e non soltanto nei discorsi politici, ma anche nella seduzione. E Berlusconi, io credo che queste storielle che utilizzava come strumento per intrattenere l'uditorio, per rompere la monotonia dei discorsi politici tradizionali, perché ricordiamoci che io credo che Berlusconi sia stato il primo che ha, come dire, introdotto la storiella nei discorsi politici, perché ricordiamoci che i primi politici, o la maggior parte dei politici, era di una pallosità assurda, no? Potevano anche fare discorsi magari illuminati, no? Sentiamo De Gasperi, magari erano anche discorsi illuminati, ma sicuramente erano discorsi noiosi. Andreotti, ecco, diciamo che Andreotti aveva una sua ironia, ma diciamo molto limitata, o Craxi. Diciamo che Berlusconi è stato il primo che nei discorsi politici ha introdotto l'ironia, ha introdotto la storiella, e questo spezza, no, la monotonia. Diciamo, le storielle sono diventate uno strumento di intrattenimento. E tra l'altro questo gli ha permesso di mantenere l'attenzione del pubblico e di trasmettere il suo messaggio alla parte inconscia delle persone, non tanto alla parte cosciente, perché se tu fai ridere una persona, nel momento in cui generi ilarità a una persona, li generi, automaticamente vai a stuzzicare la parte inconscia, vai ad attivare la parte inconscia. E quando un messaggio arriva alla parte inconscia, attecchisce molto di più perché non viene filtrato dalla logica, dalla razionalità. E come dice Tug, tutti utilizzavano il politichese e lui parlava italiano. Tra l'altro, chi volesse approfondire poi queste tematiche, diciamo, io sto facendo un seminario, adesso ci sono diverse persone qua che stanno seguendo il mio seminario su questo canale con l'abbonamento base. In questo momento sto trattando proprio la comunicazione ipnotica, la comunicazione seduttiva, l'uso delle storielle, della metafora. Anche Milton Erickson utilizzava tantissimo le storielle, che è uno dei più grandi ipnotisti conversazionali del secolo scorso. Oggi abbiamo parlato, perché prima di questa chat, di questo video, ho fatto il seminario. No, abbiamo parlato, ad esempio, di un pattern, di un modello di comunicazione persuasiva, che è quello dell'amico John, no? Che utilizzava Milton Erickson, ad esempio, l'amico John, quindi utilizzando delle metafore, facendo parlare altre persone. E Berlusconi utilizzava lo storytelling tantissimo, ma un'altra capacità che secondo me aveva Berlusconi nella sua comunicazione era quella di sdrammatizzare situazioni complesse, situazioni anche difficili. L'umorismo può servire per trattare temi delicati alleggerendo la tensione, aiutando il pubblico a far passare meglio i concetti subito a livello inconscio. Quindi hanno due vantaggi, no? Le storielle hanno quindi anche il vantaggio di presentare argomenti politici in modo accessibile, in modo meno formale. E poi le storielle possono distogliere anche l'attenzione, no? Quando Berlusconi raccontava, barzellette Berlusconi ne raccontava tante, no? Beh, anche qualcuna simpatica, no? Qualcuna molto simpatica. Io prima di fare questo video mi sono andato a guardare qualche video, no? E ne ha raccontata una dove parlava della sua capacità di seduttore, no? Di come seduceva le donne, no? E questa storiella la voglio raccontare, no? Berlusconi racconta che
ha preso un volo, ha preso un aereo e ha visto una bella figa seduta su, diciamo, in un posto, ha visto questa bella figa e quindi il posto vicino era libero, lui diceva, mi sono fiondato lì e ho visto che questa era intensa, come dire, era completamente concentrata a leggere un libro, no? Completamente assorta nel libro, lui allora le ha detto: Ma senta, ma cosa sta leggendo di così? Perché legge questo libro così intensamente? Di cosa parla questo libro? Di cosa parla questo libro che lei legge con tutta questa intensità? E la ragazza gli disse: beh, questo libro parla d'amore. Allora Berlusconi gli disse: Ah, ma che cosa racconta sull'amore? E la ragazza dice, racconta che gli amanti più focosi sono gli arabi, mentre invece gli amanti più passionali, più romantici sono i napoletani. Questo gli dice. Allora Berlusconi subito si presenta e dice, ah, piacere, io sono Mohammed Esposito. E quindi anche questa, che è divertente, poi ne ha raccontato anche tantissime, no? Storielle che hanno un impatto sulle persone, no? Perché tutti possono identificarsi, no? Le storielle sono un qualcosa che permette a tutti di identificarsi e tutti vorrebbero trovare una bella figa, diciamo, e abbordarla in qualche modo, no? Salutiamo anche la faga. E quindi questa è un'altra capacità che ha saputo mettere in atto. Inoltre, diciamo, è fondamentale rendersi conto che l'umorismo crea proprio la capacità di creare coesione sociale, fondamentalmente. E queste storielle che lui ha raccontato sono una parte importante, io credo, della sua capacità persuasiva e di coinvolgimento del pubblico. Poi ha raccontato tantissime storielle che possiamo anche diversificarle a seconda di argomenti. Ha fatto delle storielle sull'inefficienza burocratica, ha fatto delle storielle sull'italiano medio, delle battute linguistiche, insomma, ha utilizzato molto bene questo tipo di comunicazione. Quindi, quali sono alla fine, per concludere, questo video un po' i capisaldi, diciamo, della comunicazione seduttiva e persuasiva di Berlusconi. Allora, la prima è sicuramente il carisma e la presenza scenica, cioè Berlusconi aveva anche presenza scenica, aveva comunque un tono di voce, un linguaggio non verbale, appariva comunque come una persona affabile, un sorriso accattivante, uno stile comunicativo accattivante, quindi una presenza carismatica, diciamo. Un linguaggio semplice e accessibile, perché questa è un'altra innovazione che secondo me Berlusconi rispetto ad altri politici ha messo in atto, no? Quindi utilizzare un linguaggio semplice e accessibile, evitando tecnicismi, evitando complessità, non usava il politichese, cioè si rivolgeva alle persone comuni, il suo target erano le persone comuni, quindi non poteva parlare e purtroppo molti altri politici non si rivolgevano magari a un pubblico di intellettuali, di filosofi, eccetera, eccetera. E poi lo storytelling, come dicevo prima, veramente l'abilità di Berlusconi nel raccontare storie che coinvolgevano il pubblico utilizzando gli aneddoti, anche esperienze personali, no? Perché lui parlava anche delle sue esperienze personali, quando parlava ad esempio di come ha iniziato la storia politica, anche qua, no? In diverse interviste raccontava la sua storia personale. Allora, tanto per rispondere a come si chiama, a Daniela De Petri, non so se sicuramente avrà avuto una preparazione, sicuramente, ma credo che una preparazione, come dire, che comunque basata su una dote naturale. Ma all'estero era disprezzato? Non lo so, sicuramente all'estero qualcuno l'avrà apprezzato e qualcuno l'avrà disprezzato. Ad esempio, sicuramente adesso intanto
Io credo che, ad esempio, ha stretto un'amicizia con Putin e con Bush, apparentemente con Putin e Bush, all'epoca in cui era presidente, ha stretto un'amicizia. Sicuramente la Germania, la Merkel era completamente diversa, non so con la Francia e con l'Inghilterra come andassero le cose, però diciamo che il fatto che poi un uomo politico deve comunque, cioè può far leva sulla cosa interna, cioè di fatto chi lo vota sono i suoi, chi lo vota sono le sue, il suo popolo fondamentalmente, no? C'è chi anche, come dire, sfruttando l'orgoglio nazionale, sfrutta proprio il fatto di essere magari disprezzato da qualcuno all'estero, ma comunque non credo che Berlusconi sia stato, sicuramente la Germania non è riuscito a creare un rapporto con la Merkel, da quanto vedo. Ma sicuramente l'ha creato con Putin e credo anche con Bush, e poi da quello che si vede, insomma. Detto questo, comunque, io non voglio fare nessuna accezione, ripeto, non deve, questa non è una live dove si parla di politica. A me della politica non me ne fotto un cazzo. L'unico che voterei sono è me stesso, diciamo, quindi l'unico che voterei se facesse politica sarebbe me medesimo. Quindi andrei a votare me medesimo, però quindi non voglio, quindi non è un discorso che c'entra niente con la politica. Quindi ecco, l'ultimo punto è l'appello all'identità nazionale, no? L'identità nazionale, come dicevo prima, il concetto di Forza Italia è un altro concetto, come dicevo prima, tutte cose dette, insomma, ecco, queste credo che siano i capisaldi fondamentalmente della sua comunicazione persuasiva, e che comunque c'è molto da imparare in questo, io credo, c'è molto da imparare, perché io sono, diciamo, la mia filosofia è quella di quello che funziona, cerco di imparare. Quindi se un tipo di comunicazione funziona, io cerco di imparare che poi la metti in atto una persona piuttosto che un'altra, da un punto di vista comunicativo, utilizzando una logica della PNL, quello che funziona e che non danneggia gli altri è un qualcosa che si può apprendere, diciamo, no? Berlusconi non ha mai formalizzato, se vogliamo, un tipo di linguaggio, no? Ma poi quello che, ad esempio, che hanno fatto Milton Erik, che hanno fatto, scusate, Bandler e Grinder, i co-creatori della PNL, sono stati in grado di, ad esempio, di osservare diciamo, la comunicazione, ad esempio, di Milton Erickson, di Fritz Perls, di Virginia Satir, che erano dei grandi comunicatori, hanno creato la PNL. Io credo che se all'epoca, diciamo, se Bandler e Grinder avessero conosciuto Berlusconi, a parte che appunto probabilmente c'era, so, negli anni 70 Berlusconi era ancora nascosto, diciamo, e poi comunque loro erano americani e lui era italiano e non si esponeva pubblicamente, comunque avrebbero anche appreso dei modelli comunicativi da Berlusconi. Io in questa live ho cercato di esplicitare, diciamo, in modo molto grezzo, se vogliamo, però un po' i modelli comunicativi che ha utilizzato lui, molti si ritrovano nella PNL e comunque, ripeto, non è un giudizio né sulla persona.